Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video. Ed oggi, amici miei, come potete vedere ci troviamo su Skyrim con un altro video. Nel video di oggi, cos'è che andremo a fare? Inizieremo una sorta di miniserie per quanto riguarda le armature alternative di Skyrim Anniversary Edition e di tutti i contenuti del Creation Club. Non voglio farvi vedere come craftare queste armature perché si possono anche recuperare in giro in tutta Skyrim, ma voglio farvi vedere come iniziare le missioni relative a queste armature. Ne vedremo al massimo due a puntata, due a video. Prima però di andare a vedere la prima missione, voglio come sempre ricordarvi che se volete vedere altri video, volete supportarmi, quello che vi rimane da fare è lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, possiamo iniziare con la prima missione della nostra nuova armatura che andremo a recuperare. Dobbiamo dirigerci a Whiterun, come avete visto, ed entrare nella locanda della giumenta bardata. Una volta entrati, sentiamo il nostro amico con il mandolino cantare e suonare. Dobbiamo dirigerci qui a sinistra, superare la parte qui dove si può cucinare la carne, e su questo tavolo c'è una nota, il diario di Mishara. Una volta letta questa nota, possiamo prenderla e inizierà la missione quando il gatto non c'è. Indaga alle segrete di Dragos Reach per cercare indizi su Mishara. Non ci resta quindi che andare a indagare, recarci nel bel castello del nostro Jarl di Whiterun, che poi però pensandoci bene, in effetti le segrete non dobbiamo entrare dentro il castello, ci basta passare per di qua, dobbiamo andare effettivamente nella prigione. Una volta dentro, salutiamo la guardia, salve, anche lei, salve. E qui dietro, vicino a questi bauli, una piccola nota, le confessioni di Mishara. Andiamo a vedere. Indaga alle segrete, l'abbiamo fatto, ora recupera l'armatura dal capanno. Un'altra nota lunghissima che vi consiglio di leggere. Noi prendiamola, andiamo a vedere sulla mappa il punto esatto che dobbiamo raggiungere. Esattamente qui, il capanno di Lund. Possiamo arrivarci da Rorikstead oppure teletrasportarci direttamente al capanno. Una casa, una piccola casa con degli skiver fuori. Sicuramente dobbiamo uccidere il nostro cavallo, il nostro piccolo unicorno è qui ad aiutarci e noi con la nostra nuova spada li eliminiamo. Questo era già morto, ok. Grande cavallo. I miei compagni sempre svegli. Proviamo ad entrare. Altri skiver. Uccidiamoli. E un baule. Con un cadavere. Lund. Non ha nulla con sé. Solo degli stivali, delle vesti e un cappello. Andiamo a vedere nel baule. Richiede la chiave però. Che abbiamo. Aperto con la chiave Tmsharra. E abbiamo la nuova armatura. L'elmo d'argento. L'armatura d'argento. Gli stivali d'argento e i guanti d'argento. Poi abbiamo anche dell'oro, una canna da pesca e un amuleto di Talos. Come possiamo vedere, il set dell'armatura fa parte di quello d'acciaio, ma con questa estetica alternativa. Vi mostro tutti quanti i pezzi. Volevo uscire per mostrarvi l'armatura. Capitano imperiale, ma cosa vogliono? Custode della Compagnia Orientale. Fanno parte sempre della quest questi. Sono abbastanza forti, non voglio che mi uccidano il cavallo, ok. Perfetto, questo si becca proprio un'uccisione devastante. Cosa ne pensate di questa armatura? A me non dispiace affatto, il cappuccio ci sta alla grande, questa parte sul braccio sinistro della corazza sulla spalla, veramente veramente fatta bene, molto molto bella. Detto questo, andiamo a vedere la prossima armatura di questo video. Per la prossima armatura dobbiamo andare esattamente qui, al rifugio di Cliffside. Possiamo arrivarci passando da Ponte del Drago e poi arrivare a questo rifugio. Noi abbiamo già sbloccato in questo caso il punto di interesse, quindi teletrasportiamoci direttamente qui. Una volta arrivati a destinazione, avremo questa piccola casetta, appunto, questo piccolo rifugio. Ci saranno delle pelli qui su questo tavolo insanguinato, addirittura un pugnale, si vede che è una dimora di un cacciatore.
Ci sarà anche un libro qui da leggere che dovrebbe aumentare qualcosa, mi sa, tipo arceria. Potete provare tranquillamente. Ma quello che a noi interessa, amici miei, è il dossier della guardia Heliel. Leggiamo anche la nota di Zarya. Sarà proprio questa nota a far partire la missione. Come vedete, inizierà doppio taglio. Vai alla caverna dell'eco perduta. Facoltativo, sventa il piano di Zaira e prendi la lettera. Visto che a noi le parti facoltative ci piacciono molto, andiamo a farla. E per completarla, dobbiamo dirigerci, come state vedendo, esattamente a Solitude. Superiamo il campo qui di addestramento, e lì in quella porticina è dove dobbiamo entrare. Al Tempio dei Divini. Siamo dentro. La benedizione degli otto divini sia... benedizione. Come posso aiutare? Signora. Sia benedetto anche lei. L'indicatore ci dice di salire. Dobbiamo trovare delle scale. Forse qui a sinistra. Sì, esatto. Un armadio. Con sopra una nota. La nota per Helail. Helail e Helil. Leggiamola. È successa una cosa. Vediamoci alla caverna dell'eco perduta. Non portare nessun altro. Abbiamo completato la missione facoltativa. Abbiamo sventato il piano. Quindi raggiungiamo questa caverna e vediamo un po' quello che succede. La caverna in questione si trova esattamente qui, in mezzo alla neve. Andiamo. Io e il mio unicorno siamo arrivati. L'entrata non mi fa stare per nulla sereno. Queste candele, questa porticina in legno. Brutto presentimento. Dobbiamo stare molto attenti, ragazzi miei, molto attenti. Per ora nessun nemico. Proseguiamo e lì c'è qualcuno. Andiamo a vedere. Subito che caccia l'arma, sconfiggi Zarya. Uccidiamola. Oh, ci para il nostro attacco. Mamma mia, ma che maschera, ma che cos'è in faccia? Ma è bruttissima, è orrenda. Dai che è quasi morta. Ok. Completata. Doppio taglio. Sì, ma io voglio vederle la faccia. Dobbiamo spostare il corpo. Non in questo modo, gli stiamo praticamente rovinando tutta la faccia così. Devo girarlo. Proviamo ad alzare. Ok. Mamma mia. Mamma mia, le danze. Ok. No, ero riuscito. Ok, buttiamolo. E vabbè. Ma... fammelo. Ok, così. Ok. Ah, è un trucco. Era veramente brutta, era. Cerchiamo nel suo cadavere, ha un'ascia orchesca del drenaggio. Potete recuperare il grimaldello, dell'oro, ed eccolo qui. L'elmo da esploratore di pelle addirittura è incantato, eh. Gli attacchi con l'arco infliggono danni maggiori del 25%. Molto buono, molto buono. Anche questa qui incantata aumenta l'abilità armatura leggera di 17 punti. I guanti... hai una maggiore probabilità del 25% di borseggiare con successo e gli stivali d'esploratore di pelle aumenta il vigore di 40 punti. Niente male. Invece di effettivamente craftarla o trovarla non incantata, seguendo la missione che appartiene a questo contenuto, potete andare a recuperare l'armatura con un incantamento tutto sommato molto buono, abbastanza efficace. Ve la faccio vedere tutti quanti i pezzi nel dettaglio. Per ultimi, gli stivali. Ecco l'armatura in questione. L'armatura di pelle che noi tutti conosciamo questa volta. Una versione alternativa molto particolare. A me piace tantissimo il cappuccio, come sempre. Ogni armatura che ha il cappuccio l'apprezzo. Ma soprattutto la parte del torace. Queste sacche che possono contenere vari oggetti. Ci sta pure la piccola ampolla. Davanti mi piace anche i guanti fatti in questo modo, queste fasce di pelle. La colorazione secondo me anche ci sta molto molto bella. La pozione lì davanti è spettacolare. A voi invece piace? Fatemelo sapere in un commento. Fatemi sapere, sono curioso, tra le due quale preferite o se l'avete recuperate utilizzando le missioni oppure l'avete craftate o addirittura l'avete trovate tranquillamente in giro. Io veramente, amici miei, vi ringrazio per tutto il supporto. Come sempre, vi ricordo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale se ancora non l'ho fatto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!